Bene, come avrete capito dal primo servizio, oggi era anche la giornata dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per quanto riguarda il Tribunale di Trieste. Sentiamo i dati, i numeri dal punto di vista della situazione della giustizia a Trieste. Il problema del sovraffollamento delle carceri, censurato dall'Unione Europea, irrompe all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nella sua relazione, il procuratore generale Giuliano Cremese ritiene che, al di là di provvedimenti per tamponare l'emergenza, sul lungo periodo l'Italia abbia bisogno di più carceri e non di meno detenuti, specie se questo significa minore efficienza della giustizia o processi più farraginosi. Non sono d'accordo, naturalmente, i radicali, che, come nel resto d'Italia, hanno manifestato fuori dal tribunale per chiedere l'amnistia. Noi siamo qui per la riforma della giustizia, che è una riforma urgente, e anche in appoggio al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che per la prima volta ha sollecitato il Parlamento a risolvere questo problema urgente. Noi proponiamo l'amnistia e una riforma complessiva della giustizia. Nel corso della cerimonia, il presidente della Corte d'Appello, Mario Trampus, ha riferito che in assoluta controtendenza rispetto al dato nazionale, in Friuli Venezia Giulia è stata consolidata la tendenza alla riduzione dell'arretrato. La Corte risulta prima in Italia in riferimento al rapporto tra procedimenti scritti e definiti nella media ponderata degli ultimi 7 anni.